Buona festa. Nella lettera ai Galati, San Paolo ricorda agli abitanti della Galazia e anche a ciascuno di noi, convenuti qui per questa solenne celebrazione del perdono di Assisi, Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, anche figlie. E sei figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Figlio di Dio ed erede del regno di Dio. Questo siamo diventati attraverso il battesimo. E attraverso la vittoria di Gesù sull'odio, sul male e su tutte le altre forze negative che sono ancora all'opera nel mondo oggi. Siamo figli amati di un Padre colmo di grazia e di amore. Perciò siamo chiamati a gridare Abba, cioè Padre. Non siamo più schiavi. Nonostante portiamo ancora le ferite delle schiavitù, nonostante magari non ci sentiamo ancora del tutto accolti né completamente perdonati, nonostante siamo feriti dal fatto di non riuscire a perdonare chi ci sta vicino, la moglie, il marito, i figli, i genitori, i vicini, i colleghi di lavoro e tutti coloro che teniamo, che noi teniamo schiavi nella nostra mente e nel nostro cuore. Se siamo davvero figli amati di un padre amante, perché ci risulta ancora così difficile chiedere perdono a Dio? Perché è così difficile perdonare noi stessi e gli altri? Che cosa ci tiene prigionieri di questo circolo vizioso per cui ci sentiamo ancora schiavi? Forse perché non abbiamo ancora aperto completamente il nostro cuore alla misericordia e alla compassione di Dio. E non ci siamo ancora aperti incondizionatamente al suo perdono. Molti di noi continuano a credere che l'amore di Dio non sia abbastanza forte da superare i peccati che abbiamo commesso e i tentativi falliti di vivere da veri discepoli di Cristo. Una volta è venuto da me un ex militare e mi ha confessato di aver ucciso un uomo durante la guerra in Kuwait. L'aveva già confessato diverse altre volte, ogni volta mendicando perdono e misericordia per la vita umana che aveva brutalmente ucciso. Ma era come se non gli bastasse sentirsi dire ogni volta: Dio ti perdona perché ti ama e perché tu sei davvero pentito e gli chiedi perdono. Nonostante queste parole, non riusciva a togliersi dalla testa e cuore quel peccato d'omicidio. Questo era il suo fallimento. Non riuscire a accettare il perdono di Dio. E questo fallimento non gli permetteva di amare e accettare se stesso, di amare e accogliere pienamente sua moglie, di amare e fare spazio nella sua vita, nel suo cuore, ai figli e a tutti coloro che lì erano cari. E lì stavano vicino. Le conseguenze laceranti del suo peccato restavano
lì e gli impedivano di sperimentare davvero la libertà che Dio gli offriva continuamente. Carissimi fratelli e sorelle, quanti di noi hanno commesso gravi azioni contrarie all'amore di Dio e del prossimo? Quanti di noi trovano difficoltà nel perdonarsi i gravi errori commessi in passato? E a motivo di tutto ciò, quanti di noi si ritengono incapaci di perdonare il prossimo, di rendere libero il prossimo, in modo da poterlo abbracciare per quello che realmente è, cioè figlio amato di Dio, nostro fratello, nostra sorella nel Signore Gesù. Come Papa Francesco ci ricorda nella Misericordiae Vultus, invitandoci a celebrare l'anno santo della misericordia l'anno prossimo, Papa Francesco ci dice: misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amate per sempre, nonostante i limiti del nostro peccato. Queste parole, la speranza di essere amati per sempre, nonostante i limiti del nostro peccato. Questo è il significato della celebrazione del perdono di Assisi. Siamo qui, davanti a Dio, davanti alla Chiesa, gli uni davanti agli altri, tutti peccatori e tutti figli amati di Dio, pronti ad ascoltare ancora una volta parole di speranza e di libertà. Ogni anno, suppongo che sono diversi che sono tornati quest'anno, ogni anno veniamo ad Assisi per lasciare che Dio ci aiuti ad aprire il nostro cuore a questa speranza di essere amati per sempre. Proprio questa speranza di essere amato e perdonato per sempre ha fatto sì che San Francesco capisse la rivelazione che gli era stata concesso qui alla Porziuncola nel 1216, mentre era tutto assorto in preghiera. Francesco ha ammesso le sue debolezze, i suoi peccati, la sua mancanza di fede in Dio. Come ciascuno di noi, anche lui portava addosso le cicatrici del peccato che ci sfigurano e ci rendono incapaci di amare e di perdonare. San Francesco però portava anche nel suo cuore il grande desiderio ardente di ottenere la misericordia e il perdono di Dio e di diventare messaggero per il mondo di queste grazie speciali. Egli voleva che la grazia della misericordia e del perdono di Dio fosse viva nel cuore dei suoi frati. E spero, i miei frati, che questa grazia è vivente in voi. E voleva che queste donne venissero offerte a tutta l'umanità e a tutto il creato, come il cantico delle creature ci lascia intendere. Così San Francesco desiderava che il perdono di Dio potesse condurre sulla via della riconciliazione, la quale a sua volta avrebbe raggiunto gli estremi confini del mondo. Come abbiamo sentito all'inizio di questa celebrazione eucaristica e un po' il senso di questa festa, mentre si potevano in preghiera, San Francesco vide un raggio di luce che illuminava l'amore e la pace di Gesù con sua madre Maria, lì accanto a lui,
e gli angeli che testimoniavano la misericordia e il perdono per tutti coloro che si rivolgono a Dio. San Francesco chiedeva semplicemente che tutti potessero sperimentare nella propria vita l'amore senza limiti e il perdono travolgente di Dio. Inoltre desiderava che tutti potessero vivere insieme nella pace e nella gioia del Cristo, celebrando il dono dello Spirito di adozione a figli amati di Dio e coeredi del Regno. Così San Francesco sperava che la sua vita, quella dei suoi fratelli e di tutti quelli che chiedevano perdono a Dio, con cuore aperto e limpido, sarebbe diventata un dono reciproco di beatitudine e una testimonianza della gioia del Vangelo. Carissimi fratelli e sorelle, vi auguro che questa chiamata alla beatitudine diventi il dono che ciascuno di noi ricevere durante questa celebrazione del perdono di Assisi, qui e in ogni chiesa francescana o parrocchiale in ogni parte del mondo. Vi auguro di diventare, secondo quel che dice Papa Francesco, missionari della misericordia. Missionari della misericordia, di portare questa misericordia dappertutto, dalla mattina alla sera, di ringraziare il Signore per il dono che Lui sta dando a ognuno da noi. Che persone che noi potremo portano l'amore, la giustizia e la riconciliazione di Dio a tutta l'umanità e a tutto il creato. Missionaria di misericordia, buona festa.